Grazie Presidente. Ringrazio innanzitutto la Presidente della Commissione Lette, che speriamo e auspichiamo che nel futuro diventi coinvolgente anche per i nostri colleghi uomini all'interno dell'Aula. E sicuramente ringrazio anche per questo Consiglio che ricordo non è mai stato convocato per il tema, nonostante lo prevedesse un articolo del regolamento del Consiglio Comunale, che è l'articolo 96, precisamente al comma 6. Stessa cosa avvenne l'anno scorso per quanto riguarda la relazione. Che va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno relativa ai lavori della Commissione delle Lette. Quando ci siamo presentati l'anno scorso alla protocollazione di questa relazione, gli uffici ci hanno guardati un po' perplessi e sbigottiti dicendo: ma non si è mai fatto. No, infatti non si è mai fatto, però il regolamento lo prevede, come questo Consiglio è previsto da regolamento. Passando poi un po' più al merito di quello che è stato sostenuto dalla consigliera Celli, Presidente. Siamo d'accordo che sicuramente la donna deve avere più opportunità di non dover scegliere tra la famiglia, quindi avere un figlio e il suo lavoro, perché le pari opportunità passano soprattutto per questo, le pari opportunità tra uomo e donna. Il fatto è che se ci stiamo lamentando di una sede, qual è quella del Tritone, in cui poi in realtà non esistono neanche dei nidi o dei baby parking, così come sono stati chiamati, parcheggi dei bambini. Devo però dire che il contratto capestro a Via del Tritone non l'abbiamo firmato noi nel 2015. È un contratto, tra l'altro, che prevede una deroga, secondo me, importante. Per quanto riguarda i diritti del conduttore, ossia di chi prende in locazione un immobile, perché il contratto capestro, il fatto di essere capestro, entra proprio nel fatto che viene fissato un termine fisso di 4 anni prima del quale il conduttore non può recedere. Quindi è questo l'elemento capestro. Questo poi sanno loro perché hanno firmato un contratto del genere, forse può venire il dubbio che non conoscano le leggi, ma non so. Tra l'altro, ma questa è soltanto una postilla. Oltretutto, quando hanno firmato il contratto a Via del Tritone, sapevano benissimo che le donne hanno bisogno di tenere un equilibrio tra la famiglia e il lavoro. Quindi già in sede di firma di questo contratto si poteva già allora trovare un immobile, magari in centro storico, che fosse comodo anche per i lavori consiliari, ma non è stato fatto. Viene chiesto a noi oggi, quando tra l'altro i 4 anni non sono ancora scaduti, di trovare una sede, ma per carità non abbiamo detto che è un obbligo il fatto che debba essere trovata una sede in quel quadrante, però è anche vero che censimenti non ne sono stati fatti, viene chiesto a noi di farli. Detto ciò, Presidente, voglio poi appunto entrare nel merito. Noi presentiamo Silenzio in aula, consiglieri, per degli favore. ordini del giorno Consigliere Pelonzi. diversi che vanno appunto nella direzione di andare a concedere e quindi a riconquistare le pari opportunità tra uomo e donna. Concludo dicendo, e lo faccio veramente senza polemica, però è un dato di fatto, che la Commissione delle Lette ha già una grande difficoltà a riunirsi perché il numero legale è di 8 consigliere, qui siamo in 24 o 25 se non sbaglio, e le consigliere di opposizione si presentano in Commissione solo quando ritengono di presentarsi in Commissione. Grazie.